Io ragazzi sono veramente basito, mi vergogno per le dichiarazioni da scheggia impazzita del signor Zhang. Attenzione perché Octree umilia letteralmente Steven Zhang dicendogli che la data sul calendario non è una minaccia legale, caro Steven. La posizione di Octree non ci sarà risposta al comunicato di Zhang. Il contratto è chiaro, le sue condizioni note da 3 anni. Il presidente dell'Inter dovrà chiudere il prestito entro martedì, altrimenti il club passerà ad Octree. Per la prima volta Zhang ammette di essere nei guai. Ho visto anche un video di altre persone che dicevano che giustamente Zhang non deve trascinare i tifosi dell'Inter nei suoi guai personali perché ha richiamato alle armi praticamente tutti i tifosi dell'Inter che se vado via io qui si va al collasso, no, Steven? Invece è l'incontrario, se rimanevi te l'Inter collassava a livello economico, non se vai via. Ed è una maniera sporca di comunicare, ma penso si siano svegliati anche molti sostenitori di questo personaggio che mettevano la polvere sotto il tappeto per le vittorie raggiunte. Molti tifosi facevano finta di non vedere, ma ormai anche voi non potete più far finta di non vedere perché per la seconda volta questo presidente rovina una festa, una gioia, una vittoria importante. Ma non solo rovina una vittoria importante, rovina la festa della seconda stella non essendo stato nemmeno più presente. E basta con queste puttanate. Ha problemi a venire in Italia. Solo un buzzurro può credere che ha problemi di lavoro. Se non viene in Italia perché ha dei problemi a venire in Italia, non ci può venire in Italia. Un comunicato allucinante, lui parla di pericolo di stabilità dell'Inter, cioè veramente cioè, è un comunicato vergognoso, ragazzi. Ma Octree lo ha subito messo a cuccia. E poi, cioè, io ragazzi mi sono stancato. Io parlo già al passato di Zhang, volevo un presidente più degno perché queste sono le dichiarazioni che fece Yogurt Lee al Milan, ho messo proprio. La foto nella live che abbiamo fatto con Alessandro G, ho messo la copertina di Yogurt Lee del Milan, sono le stesse dichiarazioni, è il loro modus operandi questo qui, capito? Zhang per la prima volta, attenzione, ammette di essere in un mare di guai, ma te Zhang non devi portarti dietro i tifosi dell'Inter nei tuoi guai, quelli sono i tuoi guai e te li gestisci te perché l'Inter è nostra, è di tutti gli interisti, non è tua e della Cina. Te volevi terrorizzare i tifosi oggi, ma hai ricevuto l'effetto contrario, caro Zhang. Sei stato umiliato da Octree 10 minuti fa e molti tuoi sostenitori ti si sono rivoltati contro. Ed è quello che ti meriti, perché non si gioca in maniera così sporca, ma fortunatamente molti si sono svegliati, molti tuoi sostenitori hanno aperto gli occhi, caro Steven, ed è arrivato il momento di salutarci. È arrivato il momento di salutarci, Steven. Buona fortuna. Tante cose, stacci bene, ciao!